Mi corre l'obbligo di fare una precisazione e vi spiego. Se oggi avessimo perso, probabilmente io avrei avuto l'alibi, no? Tra virgolette, dei 4 giorni. Il mister è arrivato da 4 giorni, diamogli tempo, va bene? Però poi dobbiamo fare anche il ragionamento inverso. È arrivato da 4 giorni, quindi che cosa ha potuto dare alla squadra? Ok? La voce sicuro. Però ecco, dobbiamo dare a Cesare ciò che è di Cesare, ci vuole la giusta umiltà, e dobbiamo dare tributo a questi ragazzi perché venire fuori, in una partita del genere, dopo un periodo, insomma, difficoltoso, chiamiamolo così, dà merito a loro, ok? Loro lo sanno, per quel poco che mi conoscono, io a me non serve lavare la faccia per accaparrarmi la loro simpatia. Questo è realmente quello che penso. Qualcuno di voi mi conosce, Pierluigi, e dobbiamo essere onesti per far sì che poi ci sia un comportamento del genere su tutto l'ambiente. Quindi io non vengo qua a prendere ciò che non mi sarebbe stato dato in caso di sconfitta. Ok? Quindi lascio la parola a loro e è giusto così, insomma, ringraziarli in questo modo. Detto questo, ho fatto fin troppe conferenze stampa stasettimana e mi tiro fuori. Non è successo nulla tra me e l'attaccante. L'arbitro purtroppo, cioè il segnalini, ha visto che io ho dato un pugno in bocca, ha detto, in faccia. Però ho detto scusa un attimo, ma se non si è lamentato nessuno, nessuno è caduto in terra, perché prendi uno a caso e mi butti fuori a me? Però lui ha detto io ti ho visto a te e sei stato tu a dargli un pugno in faccia, sul viso. Ho detto io te lo giuro che non sono stato, però purtroppo è andata così. Mi dispiace per la squadra di averli lasciati in 10, ma ripeto che non ho fatto nulla. Ho voglia di vincere e questo è qualcosa di straordinario. Qui c'è questa volontà, questo è l'obiettivo. Si deve creare, come ho sempre detto, una mentalità durante il campionato, a prescindere dagli altri di cosa facciano. Noi dobbiamo cercare di fare il nostro campionato, il massimo in ogni partita, è quello che stiamo facendo, quindi continuare su questa strada, migliorando in tutti gli aspetti. Ma noi siamo consapevoli di ciò che è la forza di questa società, di questa squadra, e quindi c'è solo ed esclusivamente da continuare. Stiamo crescendo sotto l'altro aspetto che è appunto il capire ogni partita, chi ci viene ad affrontare, perché chi ci affronta, che può essere qui all'Aquila o in casa in trasferta, ci affronta perché sa che qui c'è uno stemma importante e quindi dobbiamo sempre alzare tutto ciò che può essere concentrazione e cattiveria. Sicuramente l'episodio del rigore e dell'espulsione, diciamo, se Giacomo faceva gol, sicuramente era un'altra partita, perché mancavano 22 minuti e 2-1 con un uomo in più, la partita poteva cambiare la sorte della partita, poi si sa, può essere pure che la perdevi 3-1, però comunque cambiava qualcosa sicuramente. Chiaro che poi dopo l'azione dopo, espulsione 10 contro 10, 2-0, la partita diciamo che non è finita, però diciamo, quell'episodio ha un po' chiuso la partita. Per quanto riguarda la presenza del Penne, io credo che il Penne oggi abbia fatto una grossa partita, contro, per non essere ripetitivo, contro l'Aquila, che secondo me è una squadra forte, quindi siamo di qua, ce la siamo giocata alla pari, quindi abbiamo avuto le nostre occasioni. Io dico sempre, quando fai queste partite, quando ti capitano due o tre occasioni, non la metti dentro, poi ci sta che perdi all'Aquila, perché comunque quando giochi con una squadra forte, che hanno dei giocatori, dei singoli che ti possono cambiare la partita in qualsiasi momento, ci sta, però ripeto, ho detto ai ragazzi nello spogliatoio, io mi tengo la prestazione perché sono soddisfatto della partita che abbiamo fatto, ma soprattutto l'atteggiamento che abbiamo avuto.